Andiamo a presentare le squadre partendo dall'Udinese eSports di Link, che schiera Mila 898. Dall'altra parte la formazione granata, ovvero il Torino eSports Team, schiera Obrun 2002. Cambia di nuovo, dunque, la formazione friulana, esce Dastardly, rientra Mila, dall'altra parte invece il Torino continua giustamente a cavalcare Obrun, che arriva da una gran vittoria finale di ieri contro l'Hellas Verona. Due strategie differenti, forse l'Udinese deve trovare la chimica giusta, perché quei tre punti come fanalino di coda sicuramente vorranno aumentare nel corso della giornata. Sì, devono per forza di cose aumentare, probabilmente facendo due rapidi calcoli l'Udinese deve vincerle tutte e tre le partite per avere speranza di winner bracket, salvo sorprese, ma diventerebbe molto complicato anche affidarsi a tanti pareggi da parte delle altre squadre. Obrun, sono molto curioso di vedere che versione si presenterà, se quella incerta delle prime partite in cui non era riuscito a trovare poi il suo gioco, oppure quella devastante dell'ultima. Io credo di non aver mai visto una prestazione simile, perché ha giocato alla perfezione, non ha sbagliato nulla, davvero difficile chiedergli di più. Sì, ne abbiamo parlato anche in precedenza con Dave nel salottino al quale Multiplayer.it ci ha ospitato. Dave ha detto che dopo aver subito il gol del 2-0 ha completamente staccato un po' la testa da quel match, ne ha approfittato un giocatore del calibro di Obrun. Dall'altra parte invece è ancora più interessante lo storytelling dell'Udinese, perché va bene che Mila ha raccolto un solo punto nelle prime due partite che ha giocato, ma comunque ha giocato due partite contro squadre di altissimo livello, perché ha perso 1-0 contro la Sampdoria e poi è andato a perdere 2-1 sempre contro Obrun, contro il Torino. Di conseguenza due partite che, va bene, sono andate male tra virgolette dal punto di vista del risultato, quindi due sconfitte, ma che comunque lasciano presagire il fatto che lui possa dare di più. Può dare di più, anche perché se ti ricordi la partita contro il Torino dell'andata aveva visto un Mila dominante per larghi tratti della partita e subire poi la beffa alla fine, proprio negli ultimi istanti. Obrun non sembrava proprio al 100%. È chiaro che l'Udinese deve dare di più in questa partita. Mila ha una grande occasione per riscattarsi, sono convinto che proverà subito ad imporre il suo gioco. Non deve far prendere fiducia a Obrun, perché sembra in queste giornate al girone B che l'unico modo per fermare Obrun sia togliergli le sue certezze, togliergli la fluidità in attacco. Se gli fai prendere fiducia è finita. Ronaldinho, mentre siamo giunti già al sesto minuto tra Udinese e Torino, e Obrun in attacco con Teo Hernandez, che ha scambiato con Frank Kessié. Ronaldinho, ancora Kessié, non vede la porta da quella posizione, allora è costretto a cincischiare lì verso la lunetta del limite dell'area. Gullit ha provato lo scambio che però non è riuscito, allora l'Udinese può ripartire. Barella, R9, vediamo il taglio sulla fascia con il player cercato e trovato, che è Federico Chiesa. Entra in area di rigore, forse poteva rientrare sul sinistro, guadagna solo calcio d'angolo. Zidane scambia proprio con Chiesa, vediamo se va sul sinistro, rientra. Ora il cross, secondo palo! Subito a segno la squadra friulana, ci aveva provato Dastardly nella partita scorsa. Cross sul secondo palo, non c'è Koulibaly, c'è Zlatan ed ecco la differenza. E Zlatan da lì non sbaglia, se prende il tempo giusto e va su così difficilmente i difensori possono andare a contrastarlo. Molto bravo comunque a pescarlo con un cross coi tempi giusti, il portiere che non esce, 1-0 per l'Udinese. Questa era la partenza che cercava Mila. E allora eccolo lo schiaffo che apre la partita al minuto numero 10. Ibrahimovic ha aperto le danze per l'Udinese, che è in vantaggio 1-0. Ora difende, sulla fascia sinistra c'è Teo Hernandez ad attaccare. Ruud Gullit, siamo già dentro l'area, attenzione a Ibrahimovic, e però è costretto ad uscire a causa della pressione di Koulibaly. Gullit dentro per Ronaldinho, l'extra pass che non riesce, rischia un po' l'Udinese uscendo palla al piede. Pallone poi per Ibrahimovic, Zidane, il tocco per Ronaldinho, respira un po' la manovra friulana,
Eccolo, quello che non voleva Obrun era passare in svantaggio, come gli era accaduto proprio nella scorsa partita contro Mila, e in questo caso deve riprendere da capo il filo del discorso. Sì, deve ricominciare. Secondo me la cosa che ha imparato dalla prima giornata è che comunque può aspettare anche la partita, cioè non deve avere fretta di provare a recuperarla nei primi 10-15 minuti. Sono partite lunghe, abbiamo visto dei secondi tempi di altissimo livello da parte del Toro, che a volte faceva partire come il quarto d'ora Granata, in cui si scatenava e andava avanti e riusciva sempre a trovare qualcosa. L'abbiamo visto anche contro la Samp ieri. È chiaro che Mila però aveva bisogno di questa partenza proprio dal punto di vista mentale, perché sappiamo la posizione in classifica, sappiamo come sono andate le partite di ieri. Andare sotto sarebbe stato pesante per lui, invece sta giocando bene, deve forse essere un po' più aggressivo in area però. E infatti anche qui all'occasione, prima con Ronaldinho poi con Zlatan, due volte si salva letteralmente l'Udinese, perché sembrava un gol già fatto. Sì, deve evitare queste situazioni Mila, deve evitare di far arrivare Obrun dentro l'area di rigore e darle la possibilità di dialogare, perché se iniziano a dialogare le punte poi diventa complicato, perché devi stare attento sui contrasti, chiaramente devi evitare che ti vengano fischiati dei palli da calcio di rigore in area. Poi non è mai facile contro Ronaldo, che può girarsi da tutti e due i lati. Deve forse utilizzare magari un pochino di più anche la tattica del fuorigioco per non farsi schiacciare troppo. Certo, non è facile, perché basta anche un imprecisione, neanche un errore, un'imprecisione per magari regalare un'occasione a Obro. E abbiamo visto come un errore può essere letale anche per il fluido, il mood della partita, che può passare da una parte e dall'altra. Fino ad ora, dopo il gol subito, il Torino si sta continuamente facendo in avanti. Questa volta ci prova Ibrahimovic, però sbaglia il passaggio che si prova a ripartire Chiesa. Ecco dove deve migliorare Mila, ripartire in maniera diciamo con alta qualità, riuscire a tenere il pallone ma non sprecarlo, perché poi la pressione del Toro arriva immediatamente, in questo caso Chiesa perde palla. Sì, qui un po' più di intraprendenza forse, perché abbiamo visto Barella che aveva seguito bene l'azione in mezzo, c'era Ronaldo subito sul primo passaggio da servire. Deve stare attento, perché chiaramente se Chiesa rimane isolato contro due diventa difficile per lui inventare qualcosa, quindi a volte avrebbe bisogno di affrettare un pochino più la manovra, che non vuol dire lanciare lungo ma semplicemente avere il coraggio magari di servire le punte. Qui molto bravo a recuperare, però è anche molto aggressivo, supera la metà campo solo per un attimo perché ha recuperato Obrun, ultimi 10 del primo tempo. Zidane, l'abbiamo visto in realtà in maniera molto negativa nella prima giornata, vediamo se saprà stupirci oggi. Pallone in mezzo, Zlatan ha provato a duettare con Ronaldo, forse un passaggio di troppo poteva calciare. Qui il lancio lungo verso Ronaldo, la stoppa, non c'è fuori gioco, allora l'Udinese in attacco, c'è il taglio che non viene esplorato, ora sì, in mezzo il pallone verso Ronaldinho. Qui la sponda di Chiesa aveva messo in moto Ronaldinho dentro l'area, eccola la qualità e l'intraprendenza che chiedevi. Qua una giocata davvero molto intelligente da parte di Mila, perché sa che con Chiesa non poteva andare a tirare in porta, prova la sponda e a momenti Ronaldinho ci arriva e da lì poi poteva creare sicuramente qualcosa di buono. Però vedi, è giusto che vada a tirare queste accelerate per non rischiare di finire in inferiorità numerica e non subire il pressing di Obrun, perché vedi qua ad esempio ha dovuto far avvicinare tantissimo il giocatore. Se la squadra non è disposta bene in campo, finisce che magari fai un passaggio a un uomo libero che però viene subito accerchiato dai giocatori di Obrun e finisci per perdere il pallone. Quindi deve stare molto attento Mila, che sta gestendo il pallone per provare l'ultimo attacco. Il passaggio però è sbagliato, l'arbitro fischia il termine del primo tempo. 1-0 Udinese, aveva cominciato bene anche Dastard lì contro Giovi. Forse la grande differenza fra le due partite è che Giovi era riuscito subito a pareggiare il gol dell'1-0 di Dastardly, invece Doc in questo caso Obrun ha mancato di quel cinismo che invece ci aveva fatto vedere nella parte finale di ieri. Sì, è riuscito ad entrare spesso in area Obrun, gli è mancato magari quell'ultimo passaggio, un paio di imprecisioni di Ibra, abbiamo visto cercare Ronaldo dentro l'area. Non aver pareggiato subito chiaramente ti cambia un pochino il mood della partita, perché fai prendere più fiducia alla avversario.
ci ha abituato a dei primi tempi Obrun comunque abbastanza negativi, tranne chiaramente per l'ultima partita col Verona, quindi non lo darei ancora per sconfitto, anche perché siamo solo 1-0 e sono convinto che adesso proverà ad aumentare la pressione con Zidane. Zidane trova il golazo, il Torino con Zinedine Zidane, che fa vedere a tutti e soprattutto a me come si fa a smentire un caster. Palla sotto la traversa e soprattutto il timed è verde, la finta è ottima, pallone che finisce sotto il set. Abbiamo detto mai dare per sconfitto Obrun, finalmente vediamo Zidane in campo e c'è un motivo se è in campo un giocatore della sua tecnica. 5 stelle piede debole, hai visto però ancora cosa? La finta, la skill per liberare spazio, timed verde, tiro di precisione e il portiere non può far nulla. Inizia a diventare forse l'arma più efficace che abbiamo visto in questo girone B e quindi chi riuscirà a padroneggiarla meglio e chi riesce a padroneggiarla meglio potrebbe avere quel qualcosa in più. Mi sembra molto simile al gol, anche se il lato era opposto, di Felipe Anderson, che abbiamo visto ieri proprio con la skill a portarsi il pallone per poter calciare. Ora è un'altra partita dopo il gol del Toro, che ora attacca con più fiducia. Gullit, una finta di troppo, però il pallone rimane lì. Ibrahimovic col twill ha provato a entrare in area di rigore e ho citato anche Brandino, perché ogni volta che dico twill c'è solo Brando. Esatto, salutiamo il buon Marco con la sua specialità della casa, però ecco, Mila deve stare attento a non schiacciarsi troppo, perché adesso il Torino sta iniziando a portare più pressione, sta iniziando ad attaccare con più decisione, il gol sembra nell'aria. Sabino, hai detto Mila e schiacciarsi troppo nella stessa frase, ti è scappata una risata, l'ho vista. Ora Zidane, siamo al limite dell'area, Ronaldinho, ancora Zidane, avrebbe il tempo per calciare, serve dentro Ibrahimovic e si gira e viene contratto da Koulibaly, ma adesso sta arretrando troppo l'Udinese, che deve sicuramente aumentare in questo caso la fluidità del palleggio quando esce dalla propria difesa e prova proprio a fare questo Mila, rallenta un attimo il gioco, deve pensare al prossimo attacco. Sì, deve pensare al prossimo attacco, deve cercare di trovare delle soluzioni offensive più efficaci. In questo momento forse anche gli esterni sono abbastanza isolati, questo è regolare. Sì, con il sinistro Ronaldinho scalda i guantoni di Szczęsny, lo abbiamo chiamato, Mila ha risposto presente, ora attacca con Chiesa, pallone all'indietro, Teo Hernandez sul destro, non proprio il giocatore che vorresti, a calciare dal limite dell'area, si fa una risata anche Mila, comunque ottimo provarci lo stesso. È giusto provarci, comunque aveva bisogno di iniziare a farsi rivedere in attacco, però le possibili chiavi di questa partita per lui passano sempre dalla difesa. Guarda quanto spazio ancora Zidane, e qua Maignan si deve superare ancora una volta, Zidane col sinistro vicino al gol del 2-1, minuto numero 67, il Toro, qui Ronaldinho incredibile, perde il pallone, poi trova Koulibaly che svetta in aria, pallone alto sopra la traversa. Pallone alto, però ripetiamo, Mila deve fare di più in difesa, non deve far avvicinare Obrun. Sembra semplice a dirsi, poi a farsi un pochino più complicato vedendo anche lo stato di forma del player del Torino. Abbiamo visto comunque ancora una volta, io voglio concentrarmi su questo, lo stiamo ripetendo in quasi tutte le partite, la differenza tra l'utilizzo della finalizzazione a tempo e l'utilizzo della il non utilizzo, perché hai visto prima Zidane ha segnato, qui Maignan invece c'era arrivato proprio perché non ha utilizzato il timed verde, è arrivato quel decimo di secondo di più, ma questo livello è talmente alto che sono quei decimi di secondi a far la differenza. Ronaldinho apre tutto per Zidane, voragine sulla fascia sinistra difensiva dell'Udinese, non la esplora Zidane anche perché non è nelle sue corde andare sulla fascia, torna all'indietro Darmian, Koulibaly con calma, il Toro che non ha trovato dunque il fraseggio da quella parte, allora va a sinistra Teo Hernandez, torna e poi vediamo se trova un compagno, supera intanto Chiesa, che sì, Gullit però viene contrastato bene e fa Mila quello che gli avevi chiesto in precedenza, cioè attaccare immediatamente l'avversario, perché in questo caso ha recuperato palla ed è già in avanti. È già in avanti, ma soprattutto è stato molto aggressivo in difesa, deve evitare proprio di far vedere la porta agli attaccanti di Obrun, non deve dargli la possibilità di girarsi, perché se guardano la porta Gullit e Zidane in quella posizione da mezzali, ecco, possono far male. Attenzione ai cambi, forse Brahim Diaz, un altro che comunque sa far male da fuori, vediamo forse Ibra addirittura, ci sta pensando Obrun a questo cambio. Sì, lo vedo in posizione di attesa insieme ad Alexiov, vediamo se entra Chiesa o entra Brahim Diaz. Per Ibrahimovic comunque un cambio per dare velocità
nella manovra d'attacco per non cercare l'ariete Ibrahimovic. Viene schierato Brahim Diaz. Viene schierato Brahim Diaz, 5 stelle, piede debole, quindi comunque destro-sinistro. E ieri Brahim è stato decisivo per il Torino, quindi occhio a lui, anche perché a livello di tempi di inserimento, a livello di abilità nel dribbling, Brahim è secondo a pochi. Intanto è entrato Maradona per l'Udinese, anche qui cambio. Comunque potrebbe stravolgere le sorti di questo incontro, che ora è fermo, però sull'1-1, attenzione il pallone, proprio Brahim Diaz, che però sbaglia completamente la conclusione. È troppo facile la parata per Maignan. Troppo facile, troppo centrale questo tiro. Probabilmente anche Obrun si aspettava qualcosa in più dal giocatore spagnolo. Questa era una grande occasione. Tanti spazi però nella difesa dell'Udinese. Si sente un minimo l'assenza di Maldini. Hernández, Ibrahimovic, e qui ha provato addirittura il cross dalla tre quarti, lo respinge però la difesa granata, che riparte con Gullit. Attenzione alla velocità di Obrun, si cerca proprio Brahim Diaz, forse inserito proprio per questi lanci lunghi che in velocità potrebbero far male. Sì, chiaro, con la sua velocità può far male, deve stare attentissimo Mila con i lanci lunghi e Koulibaly qua, bravissimo però con Córdoba che riconquista il pallone. Fortissimi dal punto di vista difensivo, coi piedi magari c'è un po' da ripassare ancora i due difensori dell'Udinese. Questi passaggi orizzontali che anche nel calcio reale fanno davvero la differenza, saperlo fare o no. Ma attenzione, parlavamo di buchi, attenzione all'Udinese, Ronaldinho, il passaggio per R9, c'è la rete dell'Udinese, parlavamo dei buchi. Il passaggio per Zinedine Zidane che segna la rete del 2-1. Incredibile quello che è successo sul campo. Ribaltamento di fronte, gol sbagliato, gol subito. Gol sbagliato, gol subito, ma che velocità nell'azione di Mila, che è stato bravissimo a pescare gli attaccanti coi tempi giusti. Attenzione, seguiamo un attimo l'azione di Obrun. Zidane dentro l'area per Ronaldinho, si chiude l'Udinese. Questi tre punti sarebbero capitali per i friulani, che li conquistano. Conquistano i tre punti con Mila, che alla fine si vendica di come aveva perso contro Obrun. Segna il minuto numero 88. Un film che in questo girone B non vuole finire mai, Doc.